Ed anche oggi saluti, ne abbiamo due, di cui uno davvero importante da parte di Filippo Sci, ma anche da parte di Dio Onnipotente 69, che è quel numero che quando uno lo dice tutti quanti ridono, però un saluto da Dio Onnipotente, e insomma... Wahey Kuj, ben ritrovati dal vostro AndroLink91 in questo nuovo episodio di LBX Little Brothers Experience. Ed oggi, dopo aver sconfitto Faraone, che in qualche modo si era impossessato del corpo di Kazuya, lo ha fatto combattere contro la sua volontà, insomma era un LBX malvagio, ora Kazuya ha un nuovo LBX, appunto un nuovo combattente gladiatore, si è riunito al gruppo e dobbiamo incontrarci a scuola. Non so però, nella nostra classe, la 1-2, quindi... La classe 1 però il secondo anno, perché noi siamo dei bravi bambini e andiamo a scuola tutti i giorni. E l'insegnante ha praticamente la nostra stessa età, quindi come fa a essere insegnante? È raccomandata. Buongiorno ragazzi, bene, è ora delle lezioni, tutti seduti. Non voglio fare lezione. Sto giocando a videogame, devo fare scuola. Ah ecco, fanno una transizione così dopo la scuola, bravi. Brave Giovanna, brava. Cazzo, io sai già che LBX comprerai? Mi sembra che abbia mal di testa. Allora, Trooper era dell'ordine dei cavalieri nel caso ne volessi uno simile. Che dici invece di optare per l'ordine degli Strider come la mia Kunoichi? Tutti quanti ora fanno il loro preferito. Io preferisco quindi quelli dell'ordine dei bellicosi come il Destroyer di Hans. Dai retta a me, prendi un Bulldoze. Maneggia armi pesanti ed è una vera forza. Al posto delle gambe delle ruote cingolate che distruggono tutto ciò che incontrano, è imbattibile. I cingolati servono per andare su qualsiasi tipo di terreno, tranne l'acqua. O potresti optare per l'ordine dei licantropi se non ti convince nient'altro. L'ordine dei bellicosi. Bulldoze. Ancora? Non trovi proprio niente che ti piaccia? A quanto pare. Forse sarebbe più facile se andassimo da Maestro Navarro a vedere cosa è in vendita. Non c'è niente di meglio che osservare un LBX da vicino invece che starcene qui a pensarci su. Ma è gladiatore ora, che te ne frega degli altri? Tieniti quello. Cambia città. Al limite. Distributore di minisfere. Ci sono altri distributori sparsi un po' ovunque. A volte i dialoghi sono prolissi e inutili. Secondo me. Andiamo al negozio del maestro Navarro, che sembra abbia un distributore di palline. Vediamo un po', serie Bulldoze, minisfere LBX, chissà quale ti capiterà. Serie Amazzone, serie straniero e Bulldoze, prendiamo un po' un Bulldoze, tanto per... Ecco qua, torso di Bulldoze. Ah, ora capisco, quindi praticamente ogni sfera ha delle parti di un LBX. Amazzone, tanto ce l'ho i crediti comunque sia, vendi le medaglie fatte in casa, ti danno un fottio di soldi. Ancora serie Amazon, va, mi è piaciuto quello che è uscito. Un kit officina. Ah, quindi Amazon o può darsi che dà solo materiali per la manutenzione. Comunque sia, per il momento provo un attimo a vedere una cosa. Beh, Bulldoze aumenta il peso, però per il resto è buono. Ma per il momento non tengo Achilles, magari gioco solo con Achilles, poi non lo so, magari... Troverò anche parti più importanti andando avanti. Vediamo un po' cosa succede qui. Pronti? Ehi Kazuya, ma sono Van. Non riuscivo a decidermi su quale scegliere, così ho pensato di venire a vedere di persona. Ottima idea, ma sei sicuro di avere abbastanza soldi per un nuovo LBX? Ora che me lo fa notare, credo di avere qualche problemino. Beh, era tu un'occhiata allo schermo missioni ultimamente? Sono lavoratori temporanei, chi ha un problema lo inserisce nella lista e offre una ricompensa in cambio di aiuto. Non ne sappiamo nulla, però le regole della scuola proibiscono la ricerca di un lavoro. Tranquilla Amy, non si tratta di un lavoro vero e proprio, ma di aiutare chi ha bisogno. Puoi accedere al menu dal menu principale, ok. Ecco, schermo missioni, perfetto, quindi era questo. Ok, seleziona una missione, spada smarrita, accettiamola. Quindi incontriamoci nella piazzetta dietro il negozio di modellismo di Navarro. Andiamo, l'abbiamo accettata, dobbiamo portarla a termine ora. Proprio quello che appunto cercavo, come fare crediti extra. Eccolo qui. Salve, e così hai letto il mio messaggio sullo schermo missioni, eh? Noi giocatori di LBX dobbiamo aiutarci l'un l'altro più che possiamo.
Perfetto, quindi andiamo dritti al sodo. Vorrei che mi aiutassi a trovare una cosa che ho perso. Di cosa si tratta? Di questo, spada solida. Non è una spada vera, è una spada per LBX, capito? Deve trovarsi da qualche parte, ma non riesco a trovarla. Mi aiutereste a cercarla? Certo. Bene, credo di aver perso la spada quando sono entrato nel negozio. Intendo quella al piano superiore. Ti dispiacerebbe cercare da quelle parti? Io continuerò a guardare qui, speriamo di trovarla. Il negozio superiore? Cosa? 2000 years later. Ah! Guarda qua, come... cioè... Sbrilluccica poco, è impossibile vederlo. Madonna, ragazzi, proprio ti fa perdere le diottrie per trovarla. È impossibile vederla bianco su bianco, ma siamo seri? Toh. Era quella, sì. Cosa? Sì, consegna l'oggetto, era quella, bene. Ah, che bello, sono così sollevato che tu l'abbia ritrovata. Mio fratello ne sarà entusiasta. Il fatto è che la spada non è mia, è un regalo di compleanno di mio fratello. Alcuni bolletti a scuola lo hanno costretto a cederla e lui è tornato a casa piangendo. Non posso tollerare che vengano fatte prepotenze a mio fratello. Così ho trovato i bulli e ho ripreso la spada. Sulla via di casa mi è venuta fame. Non mi interessa che tu abbia avuto fame. Ciao. Mezz'ora per cercare una spada. Praticamente mi deve dire che lui è suo fratello maggiore, quindi deve fare affidamento, ma chi se ne importa? Terra sembra molto felice di aver ritrovato la spada. È una bella sensazione aiutare gli altri, non ti pare? E non dimenticare che abbiamo anche ricevuto dei crediti, che forza. Ragazzi, facciamo altre missioni. Sì, sembrano divertenti. Ma Kazuya, perché prima non ti procuri un nuovo LBX? Dovremmo aver accumulato abbastanza crediti. D'accordo, torniamo da Navarro. E meno male che ce l'abbiamo fatta. Wow. Era impossibile. Praticamente 20 minuti di video, neanche siamo a metà di un video normale. Praticamente è 5 minuti di video praticamente abbiamo fatto in questa maniera. Ah. Se non riesci a riceverti, forse dovresti prendere un altro trooper. Non trovo niente che mi soddisfi. Se state cercando nelle Bix, forse è quello che fa per voi. Ah, chi ha parlato? Siete sempre così occupati qui dentro. Saranno fratelli? No, saranno molto simili. Ah, signor Hiyama, che piacere. Signor Hiyama, maestro, e lui chi è? Il signor Hiyama è proprietario della caffetteria che ha aperto di recente qui di fianco. Ah, quindi quella dove potevo entrare ma dove non sono entrato. I Blue Cats Cafe, se non ricordo male. YouTube è Cats Gatti, non Cats Organo Maschile per Riproduzione. Piacere di conoscervi. Oh, sì, è quello che è dopo la libreria Tatsuya, non è vero? Ma voi vi conoscete? Io e il signor Navarro condividiamo la passione per gli LBX e per il buon caffè. Diciamo che andiamo d'accordo. A cosa si riferiva quando ha detto di avere qualcosa che poteva fare a caso nostro? A un LBX, forse? Sì, quello che ci ha fatto vedere nello scorso episodio. Vi aspetto a Blue Cats Caffè. Sempre gatti, non organo maschile, ok, YouTube? Oh, sarebbe fantastico. Niente bollino giallo, per favore. Bravi. La prima volta che andiamo in un posto senza che ci facciano camminare ma con una transizione, wow! Benvenuti a Blue Cats Cafe. Tu sei Van Yamano, vero? Sì, e lei è... Il mio nome è Tyler Osgood. Ho sentito dire che siete dei giocatori di LBX molto abili, c'è una cosa che vorrei mostrarvi. Ma prima posso vedere il tuo LBX? Il mio LBX? Sì, certo. Achilles, attacca subito se vedi che fa qualcosa di strano. Un LBX bianco. Capisco. Più blu che bianco! Però, ti dispiace se gli do un'occhiata più da vicino? Faccia pure. Il suo nome è Achilles. Questo robot è impressionante. Lo ha capito solo con un'occhiata? I suoi ricambi sono all'avanguardia e ha una stabilità eccezionale. Si vede che te ne sei preso cura. Sì, è grandioso. Desideravo un LBX tutto mio da sempre, e ora finalmente ne ho uno. Sei un vero appassionato di LBX, eh? Mi piacciono davvero tanto. Capisco. Quando gioco con loro è come se mio padre fosse ancora con me. Ecco, questo è ciò che volevamo mostrarvi. Esattamente. Wow! Non ho mai visto un LBX così prima d'ora. È un nuovo modello? È fantastico, com'è possibile che non ne abbia mai sentito parlare? Il suo nome è Hunter, ti piacerebbe montarlo? Posso?
Quasi quasi me lo compro anch'io un LBX se stanno da montare. Chissà magari che non faccia un video sul canale poi. È meraviglioso. Puoi dirlo forte. Non vi abbiamo fatto venire qui solo per mostrarvi questo LBX. È ora di spiegarvi il vero motivo. Ah? Sto per rivelarvi delle informazioni riservate. Ok. Avete sentito parlare di Stuart Vanguard, giusto? È lui! È lui! Il Vanguard di Inazuma Eleven. Praticamente sarebbe... Non so se è proprio lui o se è il figlio maschio. Perché sinceramente non mi ricordo se viene mai detto il nome del primo ministro Vanguard. Se si chiama Stuart. Però o è lui oppure è il figlio, perché non è proprio uguale. Però si vede che è lui. Stuart Vanguard. È il nuovo primo ministro, Van. Accidenti, ma che cosa fai a scuola? Dormi sul banco? Più o meno. Siamo venuti a sapere da una fonte attendibile che stanno organizzando un attentato contro di lui. Cosa? Dobbiamo fermare il complotto e per farlo abbiamo bisogno di voi. Non sono un esperto di attentati, ma non dovreste rivolgervi alla polizia invece che a dei ragazzini delle medie? Sfortunatamente non possiamo fidarci nemmeno della polizia. I nemici hanno schierato le forze ovunque. Siete la nostra unica speranza. Ma perché proprio noi? Secondo un nostro infiltrato, a uccidere un primo ministro sarà un LBX. Un LBX? Non è possibile. Purtroppo è la verità. Ma... E il modo migliore per provare a fronteggiare un LBX è far scendere in campo un altro LBX. Perché il nostro piano funziona, abbiamo bisogno dei giocatori di LBX del vostro livello. Van Yamano, Emi Cohen e Kazuya Walker. Siete disposti a usare le vostre competenze per aiutarci? È una missione molto pericolosa. Se deciderete di non collaborare, rispetteremo la vostra scelta. D'accordo. Van! Ve lo ripeto, sarà molto pericoloso. Lo so, ma... Non posso permettere che un LBX venga usato per uno scopo così terribile. Io devo fermarli. D'accordo, ci sto anch'io. Non posso lasciare che Van se ne occupi da solo. Che amica sarei? Emi. E tu? Ecco, io non so che dire. Il mio LBX è andato distrutto e adesso non ne ho più uno mio. Se accetti di aiutarci potrei avere l'armatura di Hunter che vi ho mostrato prima. Che cosa? Beh, quando è così... Sono dei vostri. La parata avrà luogo domani mattina. Ci incontreremo in prossimità del percorso della parata. D'accordo. Per i motivi che vi ho già spiegato, vi prego di non farne parola con nessuno. Neppure con le vostre famiglie. Rischiereste soltanto di metterle in pericolo. E abbiamo il set di Hunter. Wow! Quindi il nostro compito è di proteggere il primo ministro, allora, eh? Chi ha un messaggio? La chiamata. Oh, è mia madre? Oh, rispondi, rispondi prima che se no ti fa una ramanzina. Van, cosa fai fuori a quest'ora? Dovresti già essere a casa. Torna subito se non vuoi che mi arrabbi. Certo, mamma. È ora di andare. Ci vediamo domani. Wow. Come ha fatto? Ha una velocità di reazione incredibile ed esegue i comandi alla perfezione. È dotato di sensori a lungo raggio, un giroscopio laser a compensazione, un sistema di analisi delle traiettorie. Incredibile. Riesce a raggiungere obiettivi lontanissimi. Ehi, aspetta un momento. Questo LBX ha un'ottima mira. Proviamo. Fuoco! Non ci siamo. Non sono abituato al suo sistema di puntamento. C'è uno scarto fra dove miro io e dove colpisce lui. Dovrò regolarlo bene. Attenzione ragazzi, un LBX che ha un'ottima mira, un'ottima potenza di fuoco. Spara lontano. E... Attenzione! Ok, ora dovrebbe funzionare. Riproviamo. Fuoco! Ho mancato ancora l'obiettivo. Certo, riesce a sparare obiettivi molto lontani, ma non potrò farci nulla finché non imparerò a mirare. Ho bisogno di esercitarmi. Sì, Kazuya, ma non troppo, non troppo. Non ti esercitare per niente, anzi. Se no succederà una cosa brutta, primo ministro. Ne sono sicuro. È un LBX! Questo è così cool! It's a brand
brand new one. I just made it today. So is it finished, Dad? I showed it to the big boss in my company earlier, and he thought it was great. They're going to start mass production right away. He's still a bit young to be running a company, but he has some great ideas. He's a genius. What's mass production? Well, it means they'll be in stores very soon, and then everyone will be able to buy their own. What do you think of that, Van? It's awesome! I can't wait! Me either, son. I'm sure these guys will make great little buddies for kids out there. Think I could try it? Please? Of course. First, you need to turn on the extroller here. Immaginate se fossero veri, funzionanti nella maniera in cui vengono descritti in questo gioco, sarebbero fantastici. Come tutte le altre cose, tipo in Azum Eleven con i super tiri, Beyblade che puoi comandare effettivamente i Beyblade con la sola voce, far uscire il beat power, lo spirito del Beyblade. È fantastico, sarebbe davvero bello. Papà, non riesco a credere che qualcuno possa usare gli LBX per scopi malvagi. Mio padre non li ha inventati per questo motivo. Però lui non è qui per fermare coloro che vogliono sfruttarli. Beh, dovranno vedersela con me e non avranno scampo. Potrà anche essere pericoloso, ma questo non mi fermerà. Ricordo ancora le parole della donna misteriosa che mi ha dato questo robot. Questo LBX è la chiave per salvare il mondo. Forse ora ho capito quello che intendeva. Van, sono io? Ah, queste mamme invadenti! Sei ancora sveglio? Sì. Forse quella era una domanda retorica, non lo so, sei ancora sveglio? Mi vedi sulla scrivania con la luce accesa? Sei ancora sveglio? No. Va tutto bene, caro? Sì, sì, è tutto a posto. Hai forse litigato con i tuoi amici a scuola? Con Amy? No, davvero! Va tutto bene. Oh. Va bene, non andrà a letto troppo tardi. Scusa mamma, non posso dirti nulla. Non devi farlo, tranquillo. Bene, allora direi che per questo video è tutto, Cuge. C'è stata poca azione, però abbiamo un nuovo LBX, insomma un nuovo alleato, che secondo me, nonostante nello scorso video ci abbiano detto Hunter è la chiave per salvare il primo ministro, secondo me è la chiave invece per ucciderlo. Non so perché, ma secondo me Hunter è la chiave per uccidere il primo ministro. Poi magari potrei sbagliarmi, però questa è la sensazione che ho per il momento. Nel video di domani probabilmente vedremo quello che accadrà. Dovremo salvare il primo ministro forse, o forse allenarci con Kazuya per aiutarlo a controllare meglio il suo nuovo LBX. Vedremo poi domani. Quindi per questo video è tutto. Come sempre vi ricordo che in descrizione trovate i link per Twitter e Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi, e noi ci vediamo come sempre domani con dei nuovi video. Bye bye.